Droga all'isola dei Amosi, Francesco Monte rifiuta l'invito di Barbara D'Urso. L'isola dei famosi 2018, scandalo droga, Francesco Monte contro la D'Urso? La bufera droga all'isola dei famosi 2018 continua ad essere uno degli argomenti più discussi di queste ore e continua ad infiammare il pubblico social. Sotto accusa è finito Francesco Monte, che come ben saprete è stato accusato da Avenger di aver fatto uso di droga durante il suo soggiorno in Honduras. La showgirl, infatti, sostiene che Monte abbia comperato marijuana lì in Honduras e di averla fumata non da solo bensì in compagnia di altri concorrenti di questa edizione, che sarebbero ancora in gara in questo momento. La verità shock dopo lo scandalo droga all'isola dei famosi. Affermazioni molto forti quelle di Avenger, che hanno scatenato un grande putiferio in rete e sui social, dove c'è subito chi ha chiesto la squalifica dall'isola dei famosi di Francesco Monte per aver infranto le regole della trasmissione, così come ha sottolineato la stessa Avenger nel momento in cui ha denunciato l'accaduto in diretta con Alessia Marcuzzi. Sta di fatto che alla fine Francesco Monte ha scelto di abbandonare di sua spontanea volontà il cast del reality show Mediaset e di tornare così in Italia, dove avrà la possibilità di difendersi lui stesso dalle tremende accuse che gli sono state in questi giorni. In queste ultime ore Francesco ha già rilasciato una prima intervista in TV e lo ha fatto a Verissimo, il salotto del sabato pomeriggio di Silvia Toffanin, dove ha scelto di raccontare la sua verità dopo questa clamorosa bufera, che lo ha travolto, e che lo sta facendo molto soffrire, così come ha raccontato lui stesso. Francesco Monte contro Barbara D'Urso? L'ospitata di Francesco Monte a Verissimo, però, ha scatenato delle polemiche in quanto in molti credevano di poterlo vedere per la prima volta ospite in TV da Barbara D'Urso, che in queste settimane della polemica ha sempre difeso nelle sue trasmissioni in diretta l'ex cronista di Uomini e Donne. Per quale motivo Monte ha scelto la trasmissione di Silvia Toffanin a quella di Barbara D'Urso? In molti hanno ipotizzato che questa scelta fosse dovuta al fatto che Monte non volesse partecipare ai talk show sull'Isola dei Famosi 2018 che vengono organizzati all'interno del programma domenicale della D'Urso, e che per questo abbia rifiutato l'ospitata. Tuttavia nel corso della puntata di oggi di Domenica Live è venuto fuori che la D'Urso avrebbe invitato in studio Francesco Monte, e che gli avrebbe garantito uno spazio da solo nella sua trasmissione domenicale, ma a quanto pare il ragazzo avrebbe rifiutato.